Ciao a tutti, mi scuso in anticipo per con quei pochi che mi seguono per l'uscita del video e niente, già l'altra volta non ho avuto la possibilità di farlo nonostante io abbia visto la partita. Stavolta, anche se il video esce un po' più tardi, dato che ho visto la partita e voglio dire un po' la mia soprattutto sull'andamento, ma anche sulla partita stessa, mi scuso perché il video, diciamo, esce un po' più tardi rispetto al solito e quindi magari uno ha già letto determinate cose, ha visto le lights e tant'altro. Però ripeto, dato che non ho fatto il video sulla partita precedente, che fra l'altro era un video molto importante perché io sta di volendo ce n'erano, niente, ci tenevo particolarmente a fare questo, nonostante comunque i tempi di uscita saranno e sono più lunghi. Comunque, parliamo un po'. Allora, vi dico la verità, personalmente ero molto perplesso su quanto poteva succedere questa settimana, soprattutto, ma non solo, perché c'è stato questo cambio improvviso dal punto di vista, come si dice, tecnico, societario, staff, non lo so. Ovvero, in primis, questa decisione di esonerare definitivamente Sottil e scegliere come sostituto Foschi, facendolo tra virgolette ritornare sotto certi punti di vista, che vabbè era il secondo di Mimo, di Carlo e bla bla bla, sono discorsi che ormai penso le sappiano anche Muri. Comunque, ero molto perplesso, sono sincero, e ho detto ma ci spero, però ci credo poco, perché la situazione non è delle migliori, se questa cosa vi può portare più che cose positive un po' di confusione, no? Soprattutto fra i giocatori. Tu non lo so. Parentesi, prima di andare avanti, personalmente io ho stracondiviso la cosa fatta decisa da Spinelli, questa volta è entrato in campo, nel senso, proprio in maniera decisa, perché anche secondo me, da una parte, seppur con dispiacere, se non è la parte la cosa più giusta da fare, sono stato d'accordo col fatto di comunque cambiare quantomeno allenatore, però prima di quello che è successo settimana ho detto forse era meglio farlo o prima o se no quantomeno aspettare che finisca questa settimana qua, queste due partite importanti, e poi eventualmente fare questo cambio, perché farlo adesso secondo me è un po' rischioso, soprattutto come ho detto adesso, sì. ci sono queste due partite importanti, probabilmente decisive per il prosieguo e il finale comunque della stagione, quindi secondo me era un azzardo, ecco, fa questa CV. Però ripeto, come ho detto prima, secondo me ha fatto bene, la decisione è stata giusta, solamente che secondo me erano sbagliati i tempi. Meno male comunque mi sono sbagliato, perché come penso ormai sappia tutti quello che è successo questa settimana. Soprattutto se si va a pensare a questo cambio qui e all'andamento delle settimane precedenti, è qualcosa di incredibile, perché riuscire a fare ben due vittorie di conseguenza, 6 punti contro ex prima, ma comunque era seconda di campionato, di squadre di classifica, e riuscire a vincere in questo modo in un campaccio come quello di Viterbo, parentesi, Viterbo che se non erro è quarto in classifica, se non è quarto e quinto non me lo ricordo, non è cosa da pochi, soprattutto con questa, diciamo, preparazione, no? Ovvero una cosa molto tirata così via, perché è arrivato allenatore nuovo, tattica fatta lì per lì, venire fra l'altro da una partita importante, quindi c'è anche più stanchezza secondo me, non solamente mentale ma anche fisica. Quindi non era semplice, e quello che Livorno ha fatto questa settimana secondo me è stato veramente qualcosa di fantastico, davvero, che personalmente mi ha lasciato molto molto sorpreso, perché come ho detto prima non mi aspettavo, ma non perché non ho fiducia nella squadra, solamente che tutto il casino che si era venuto a creare, come ho detto prima, e se si pensa all'andamento che c'era fino all'altra settimana, lasciando la vittoria contro la Giana, ho detto ma io non so cosa possa venire fuori. Invece, come ho detto prima, mi ha veramente, veramente sorpreso in maniera positiva, perché non tanto quella col Siena, ma soprattutto quella di ieri contro la Viterbese è stata, fra l'altro, una vittoria super meritata, direi, o comunque abbastanza meritata. Non è stata una vittoria molto casuale, come è stata, e ci vado con, dico con molta, cioè prendete quella cosa e sto per dico con le pinzette, è stata molto casuale la vittoria corsiana, perché secondo me quella lì è stata una partita che poteva finire in qualsiasi modo, poteva appunto, come è successo, meno male, vince Livorno, andare a pareggiare o vince il Siena. È stata decisa non tanto dagli episodi, ma dalla, diciamo, concretezza
delle due squadre, ecco, in questo caso meno male, come ho detto prima, a favore del Livorno. Invece quella di Cagliari è stata una partita molto molto, secondo me, importante, e giocata bene, gestita bene e vinta meritatamente. Ora io mi sono, tra virgolette, anche un po' perso il discorso, perché quando ho detto partita di sera sono passato direttamente a partita di Viterbese, non ricordando, io non so come mai, quello che avevo detto tipo 10 secondi prima. Comunque, bando alle ciance, parliamo un po' della partita della Viterbese, perché qui saranno minimo 5 secondi e parlo, e non sarò possibile lunga, alla fine questo dovrebbe essere il commento sulla partita e basta. Vabbè, comunque, parliamo un po' della partita. Io dico la verità, c'è da dire ben poco sulla partita, perché non è vero che è stata giocata, come dico spesso, su altre partite, sugli stessi ritmi, no, perché c'è stata, secondo me, una differenza sostanziale dal primo al secondo tempo, però è stata, secondo me, una partita che Livorno ha gestito non in maniera ottimale, ma sicuramente buona, e meno male poi il risultato finale è stato coerente, ecco. Perché? Perché per chi, non so chi, comunque non avesse visto la partita, Dio sì, perché attualmente, soprattutto dopo questa vittoria corsiana, c'è, secondo me, un attaccamento ancora maggiore alla squadra, e di conseguenza penso che chiunque voglia bene un po' un minimo a Livorno, ieri quantomeno ha fatto tutto per poter prendere la partita Viterbese-Livorno, e che anche se non è stata importante come quella corsiana, era importante comunque ugualmente, magari un po' meno. Quindi, nel senso, c'era anche questa cosa che era una bella partita, era importante. Quindi, secondo me, ieri penso che chiunque probabilmente guarderà questo commento, molto probabilmente ha visto anche la partita, appunto, o tutta la partita, o quantomeno gli highlights grossi. E sì, parliamo a partire di differenza nel suo tempo, mi perdo. Allora, cosa c'è da dire? È dire che pronti via Livorno è partita a manetta, perché Livorno nel giro di 36 minuti, l'ho visti, stava su 3-0. 3-0 meritatissimo. Fra l'altro, parentesi, Super Murillo, che veramente, dato che c'era una grandissima possibilità che lui a gennaio, tra virgolette, ci abbandonasse, mi pare la squadra che lo volesse fosse il Parma, mi pare. Però sta fortuna alla fine è andata così, e meno male, perché Murillo, non sempre, è un giocatore abbastanza incostante, però quando è in forma fa la differenza. Ieri è stata una partita nella quale Murillo era in forma e ha fatto la differenza, non solamente perché ci ha portato in vantaggio, ma proprio la prestazione. Poi fra l'altro ha fatto certi gol, ragazzi, uno più bello di dell'altro, perché è vero, primo una semi rasoiata, no? Da posizione molto molto difficile, perché era parecchio defilato, e Jonsson nemmeno avrebbe fatto a prendere la porta, come ha fatto, sì, però nel senso, come usa dir, no, perché non era semplice. Ma anche il secondo, così, buttarsi di testa con quella potenza, con quella precisione, non è una cosa da tutti, soprattutto calcolando che lui non è una vera prima propria, una vera e prima punta, e propria punta. Quindi, poi tra l'altro ha conquistato anche il rigore, però trasciando tutto, questa è una parentesi, ci teneva di su Murillo, perché veramente un giocatore che quando è in forma può fare la differenza. Però tralasciando Murillo, è proprio la squadra che secondo me ieri ha giocato bene. Uno poi potrebbe dire, sì, ma l'hai visto, il primo tempo 3-0, poi nel secondo questi hanno fatto gol, sono gasati, manca preso il gol del 3-2, si sveniva fuori, ma male, si rischiava anche di prendere il gol del pareggio, e chissà come poteva andare. Facendo un discorso molto lungo e molto schietto. Ma io personalmente non aspettavo, perché questa selezione tempo, perché non avessi visto, precisazione, mi sono scordato di dirlo, il Livorno nel suo tempo, cioè, è cambiato, chiaramente vinceva 3-0 fuori casa, diciamo, poi prendendo soprattutto il gol dopo poco, ovviamente si è chiuso, quindi non ha cercato di eventualmente magari riprovare a chiudere, tra virgolette, la partita, magari cercando il quarto gol, ma bensì si è chiuso cercando di non prendere altri gol e portarsi a casa il risultato, cosa che fra l'altro poi è venuta fuori. Però cos'è successo di particolarmente evidente? Che appunto dopo pochi minuti che è iniziato il secondo tempo, allora hanno trovato il gol del 3-1, e lì per lì sembrava che Livorno fosse in semibalia della Viterbese, perché loro giustamente cominciavano a crederci e cominciano ad attaccare. E rispondendo, tra virgolette, a chi la pensa, come ho detto prima, scorso di però hai visto il secondo tempo, ma è normale, non è che poi pretendi di continuare a dominare, hai fatto un super primo tempo che ti ha permesso, come ho detto prima, dopo 36 minuti di essere in vantaggio, cosa non da poco, soprattutto se si pensa che si andava già, che si giocava in un campo difficile come è quello della Viterbese, perché lì è un po' come quello della Gian Erminio, cioè sì, ok, qualcuno c'è uscito dal vincitore, però
diciamo comunque chi ci esce da vincitore deve lottare tanto. Di solito la squadra delle due che ne esce contenta è la Viterbese, appunto, ovvero la squadra di casa. E quindi arriva dopo 36 minuti ed essere sul 3-0 non è una cosa da poco. E fra l'altro non è stata fortuna, sì, poi magari c'è stato anche un po' di vela, perché quella c'è sempre, ci deve essere sempre. Però Livorno se l'era meritato i 3 gol, perché stava veramente, veramente dominando. Poi vabbè, c'era anche di culo, va detto, che loro si sono mangiati un gol clamoroso. Io ora ho sempre in mente la scena e non so come abbiamo fatto. Però, lasciando questa cosa lì, che è quel discorso fortuna, per il resto non è che Livorno ha fatto 3 tiri, 3 gol. Comunque, primo tempo, secondo me, è stato principalmente Livorno ad attaccare, quindi è giustissimo che Livorno quantomeno fosse in vantaggio. Comunque, differenza per finire il discorso, perché poi da cosa a dire non ce ne sono altre, a parte che tutte hanno fatto stamattina nella schietta partita, che più che meno, non ci sono stati grandi, diciamo, flop, mettiamolo così, non ce n'era stato magari uno o due particolari che hanno fatto schifo. C'è quella giocata un pelo meglio e quella giocata un pelo peggio, però tutti hanno fatto una prestazione oltre la sufficienza, secondo me. Comunque, per concludere la partita, è stata una partita gestita principalmente a Livorno. Primo tempo ha attaccato, il secondo tempo si è difeso soprattutto per via, secondo me, del gol preso dopo poco. Quindi, di conseguenza, diventa automaticamente una partita difensiva, non per scelta tua, ma perché la partita lo diventa. Però, nonostante questo, a parte quando quei 10-15 minuti, soprattutto per aver preso il gol, Livorno poi ha cercato di, secondo me, di ristabilizzare un po' la partita, di conseguenza poi portarsela a casa in maniera tranquilla, perché poi la Viterbese poi non scoppiata, che giustamente un po' pressa, 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 però un po' ti stanchi, sei umano, non sei robot. Quindi niente, secondo me è stata non ottima, perché io quando dico ottima vuol dire che non ci sono sbavature, ce ne sono veramente pochissime, però sicuramente è stata sicuramente una buonissimissima partita, ecco. Quindi bene così. Quindi tornando al discorso iniziale, inizio video, veramente che bellezza e non me l'aspettavo. Quindi Super Livorno non tanto, cioè non solamente per il discorso di risultati, ma proprio di prestazione e di mentalità. E speriamo, e lo dico toccandomi, che queste cose possano far sì che Livorno torni ad essere Livorno visto nella prima parte di campionato. Perché se veramente riuscissimo a tornare in quella condizione di forma, in quello stato lì, allora, no che personalmente, come credo chiunque altro, non ci crediamo, però siamo sempre molto superstiziosi, occhio ci tocca, no, lo diciamo, bla bla bla, però secondo me se Livorno dovesse tornare a essere quello che ha fatto vedere, quello che ci ha fatto vedere nella prima parte di campionato, credo che le speranze veramente possano riaumentare in maniera grossa, ecco, perché sinceramente, anzi personalmente, avevo più fiducia e speranza nella prima parte del campionato, nonostante mancassero uno sbotto di partite, ma perché comunque vedevo Livorno carico, deciso, piuttosto che adesso, via tra virgolette, anche se questa botta, cioè queste 2 botte che si è dato alla Arsenal Viterbese, mi hanno dato anche a me a livello morale, botte positive, quindi ci ricredo di più. Solamente che anche se mancano, se non sbaglio, quante? 7 partite più o meno, 6-7 partite, non mi ricordo il numero preciso, però sono sempre tante, ecco, anche perché il Siena, nonostante noi abbiamo una partita in meno di loro, di conseguenza possiamo avere questa sorta di mini vantaggio, perché può diventare un vantaggio se riesci ad approfittarne di questa partita in meno. E sempre lì Siena, chi era rivinto, l'unica gioia, guarda, a livello delle seguitrici me l'ha data il Pisa, che ieri, mamma mia, ha perso il casa contro la Carrarese. Non che la Carrarese sia scarsa, ci mancherebbe, anzi mi stanno tanto di appello per quello che sta facendo, però in casa te sei alla fine comunque il Pisa, dovresti quantomeno rimanere aggrappato alle prime posizioni. È vero, rimane terzo, ma ieri, con ieri, secondo me il Pisa, se non definitivamente, quasi definitivamente, ha abbandonato le speranze di un eventuale posto promozione diretto, ovvero il primo posto, secondo me. Poi non so, già c'è derby, sono già in ansia, ne parliamo. Vabbè, comunque è durato veramente veramente troppo questo video commento, però ci tenevo a dire la mia. E niente, ottimo Livorno, o comunque buonissimo Livorno, perché sennò ottimo. E niente, veramente, ora la prossima non è semplice, nonostante veniamo, cioè giochiamo in casa e veniamo comunque da
appunto risultati importanti che possano far sì che la squadra sia tutta euforica. Spero lo possa essere, chiaramente, ma attenzione perché il Monza non è da sottovalutare. Se non erro, all'andata, chiaramente laggiù, abbiamo pareggiato, mi pare 2-1-1, scusatemi, sì, e mi ricordo che non mi incazzai, però feci un commento di, tra virgolette, ci vedo, devono a pareggiare, fanno il catenaccio, tipo, perché sono chiusi. E loro chiaramente, soprattutto giocando fuori casa, magari contro il Livorno, probabilmente faranno altrettanto. Quindi bisognerà essere bravi, non sottovalutarli, perché solamente magari sono un po' più bassi in classifica. E chiaramente rimango fiducioso, però... Pensiamo, testa la partita con il Monza fra settimanale, perché non lo sapesse, se non sbaglio giovedì alle 8:30, alle 20:30. Chiaramente se siete interessati guardate un modino su internet, perché qui ogni tanto sbaglio, tipo pensavo si rigiocasse martedì invece era giovedì, pensate un po'. E niente, attenzione al Monza, le possibilità di far bene ci sono, di continuare, diciamo, ad andare su binari che avevamo abbandonati, che ora sembrerebbe che abbiamo un po' ripreso. Ci sono la possibilità, dai, bimbi, cerchiamo di non dio arte, basta, cerchiamo di concludere in bellezza. Ho paura di, vabbè, l'ho detto, ma ho paura. Ah vabbè, tanto godiamoci questo momento, che se no veramente non si gode mai. Vi ho detto questo, niente, mi scuso ancora per il discorso iniziale, però dell'uscita del video e per la durata, perché sono veramente, ora ci metto anche la lights, sono 20 minuti di video. Vabbè, detto questo, niente, ci tenevo e ci rivediamo, non so, credo forse con il video commento a partita con Monza, anche se non so quando uscirà, che devo vedere un po' l'ora di lavoro, però quantomeno comunque poi ci rivedremo probabilmente prima della fine del campionato. Via! Vi saluto, alla prossima, ciao!